La nostra vita è per la lode. Noi siamo stati creati per lodare e amare Dio. Tutto il resto che noi ci agitiamo a fare nella nostra esistenza non ha un gran valore. Sì, noi ci agitiamo, facciamo, progettiamo, distruggiamo, ricostruiamo, ma la realtà, quella vera per cui il Signore ci ha creato, è semplicemente per una gioia senza fine e per una lode che siamo chiamati in paradiso a cantare per sempre. Questo Jubilate Deo, che voi conoscete, è un centone, il testo è un centone di tanti salmi che ci invitano a giubilare, ovvero a cantare con gioia con il cuore. Questa espressione è di Sant'Agostino. Il giubilo è qualcosa che va oltre la gioia, perché è qualcosa di interiore, qualcosa che nasce dall'anima. E Agostino ci dice che è proprio del cristiano questo giubilare, perché questo giubilo nasce dal profondo, dalla fede, da aver compreso che Cristo è Salvatore, nostro Salvatore. In questo canto, quindi, le espressioni dei salmi, Cantate Domino, Jubilate Deo, eccetera, eccetera, sono tutte riassunte. È stato scritto appunto per il Giubileo del 2000, ma vale sempre questo, vale sempre perché la nostra vita deve essere un giubilo al Signore.